Buon pomeriggio amici miei, eccomi qua con tanta emozione oggi a Cremona Olitica e sapete che noi stiamo girando tutta l'Italia portando cultura e beni. Siamo edizione Ui di Nicola Bergamaschi. Ecco, oggi voglio presentare in questo momento a voi un ospite speciale, Ambrosio Alessandro Dondoni. Ecco Alessandro, siamo davvero onorati di vivere questo momento di gioia, di conoscere un po' la sua opera. Prego, vogliamo che il nostro pubblico sapere di più. Ma in sostanza sono dei, non dei racconti, è un romanzo che avrà degli altri romanzi a seguito, spero. Parlano del lago di Iseo, in questo caso principalmente di Montisola, che è l'isola appunto del lago di Iseo. C'è questo personaggio che si chiama Modesto, che è uno scultore di opere lignee, sacre, il quale viene a contatto con una persona esterna all'isola, che arriva sull'isola, che ha avuto dei trascorsi particolari sull'isola, conosciuto il suo amore della vita e tutte un po' di situazioni così, e pian piano si dipana questa trama tra abitanti dell'isola, Modesto l'artista un po' scontroso un po', e va avanti, va avanti anche descrivendo un po' di cose dell'isola proprio, come particolarità di una costruzione di una barca che c'è solo sul Montisola, queste cose. È ambientato fra l'altro in questo periodo dell'anno dove la fa da padrone l'ambiente, il fogliame giallo, il foliage, una situazione di questo tipo. Sì, então possiamo notare che il tuo libro valorizza molto l'ambiente, no? Sì. Un mezzo dove tu hai cresciuto, sei naturale. Io non sono cresciuto lì, ma ci sono stato moltissime volte, dal piccolo e poi per un bel periodo non ci sono stato e poi ho ripreso ad andarci perché mi è sempre piaciuto l'ambiente. La particolarità di essere isolati è abbastanza interessante. E possiamo notare che è un libro davvero interessante. Io invito tutti voi a leggere. Abbiamo qui presente la nostra cara scrittrice Erika Bianchi, che vuole fare una domanda al nostro caro Alessandro. Prego Erika. Allora, sei stato di recente anche sull'isola? Sì, settimana là. E con che mezzo vai? Cioè, là ovviamente c'è il traghetto che ti porta, ma quando sei là com'è che la giri? Ci sono le navette che ti fanno in modo che tu ti possa spostare da un paese all'altro, ma soprattutto là c'è da andare a piedi, camminare. Infatti secondo me la parte migliore dell'isola è all'interno, quando si prendono i sentieri che si vanno in alto. Si trovano dei sentieri belli, delle belle panoramiche giù, diciamo attaccato al lago, è abbastanza simile a tanti altri posti. Mentre se ci si dentro un po', comunque a piedi è il mezzo meno favorevole, nel senso che bisogna camminare, però è quello che ti fa vedere un po' più. Da apprezzare il luogo. Te lo dico perché a me piace quell'isola, ogni tanto ci vado anche io, sì. Mi piace molto, sì. Andiamo a Iseo e poi prendiamo il letto, andiamo la girata anche in Cina. L'altro mezzo è la bicicletta, poi in questo periodo ho notato molti con la bicicletta elettrica, sì. Con l'ausilio dell'elettricità e ci sono molti che praticano. Grazie, Enrico, molto gentile, la tua domanda è utile anche perché in questo momento ho proprio bisogno di sentire questa forza della natura che, no, che fa con che noi diventiamo sempre persone più umane. Allora, abbiamo anche un poeta, il nostro caro Giuseppe, che anche lui piacerebbe fare una domanda al nostro caro Alessandro. Prego Giuseppe. Da quanto tempo scrive? E come mai ve lo dico di scrivere questo libro? Allora, scrivo da, diciamo, da tantissimo tempo, non ho mai pubblicato niente, ho sempre avuto timore di far sapere che scrivevo. Questa è stata, persino mia moglie l'ha saputo dopo che eravamo accusati che scrivevo. Perché mi dice, ho pensato a scrivere questo libro? Perché mi piace appunto il posto, la località è molto bella e il personaggio Modesto per certi versi mi assomiglia. È un po', non è autobiografico, però per certi
aspetti mi assomiglia, quindi è stato un po' come descrivere il mio stato d'animo in quel momento lì, in quella parte che ci ho impegnato a scrivere il libro, che poi non ho impegnato tantissimo. Che è un bello librone, si vede, e le motivazioni bravo, senti. Ecco, abbiamo anche direttamente del Brasile la nostra cara Joelza, tramite Joelza l'Amazonia ci conoscerà. E siamo davvero felici perché anche Joelza questo pomeriggio è qua con noi a prestigiare la edizione. Prego, conoscere tutti voi, anche conoscere te, il tuo libro. Grazie. E tutte le emozioni che trasmette la nostra edizione. Ti ricordo Bergamas che qua salutiamo con affetto e qua e vi aspetta anche domani per presentare i nostri libri, perché sono davvero incredibili e meravigliosi. E qual è il messaggio centrale proprio del tuo libro, Alessandro? Il messaggio è praticamente la possibilità di cambiare visione che si ha delle persone del mondo attraverso delle persone che, come si dice, hanno cura di te e che comunque, adesso non mi viene il termine esatto, ma comunque è diventare più socievoli per persone, un po' più espansivi, partecipare a certe situazioni con l'aiuto delle persone che ti vogliono bene. In sostanza è questo il messaggio. È un messaggio davvero speciale. E allora voglio fare una domandina un po' particolare. Ma dove possiamo trovare questo libro? Possiamo trovarlo su Amazon, edizioni Wii, Ambrogio Alessandro Dondoni, Le Limiti Modesto, e su edizioni Wii. Ecco amici miei, vi invito a leggere subito e a conoscere anche il libro di nostri collega Erika e Giuseppe e naturalmente anche la vostra Simona. Un abbraccio a tutti, grazie Alessandro. Grazie per la tua disponibilità e diciamo ai nostri amici, leggete. Grazie.